Il 21 giugno 2022 è stato inserito in Gazzetta il decreto legge numero 73, intitolato Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, il cosiddetto decreto semplificazioni. Se noi andiamo all'articolo 36 di questo decreto legge, troviamo disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Adesso non ve lo sto a leggere tutto, comunque al fine dell'erogazione dell'indennità una tantum, quindi una volta sola, perché una tantum non vuol dire una volta ogni tanto, vuol dire una volta sola, latino, di cui all'articolo 31 eccetera eccetera, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni eccetera eccetera. Vedete, vi ho segnato comma 1, poi dopo, quando arrivo alla fine, dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31 comma 1, poi si passa al comma 2 e ve l'ho evidenziato. Ogni decreto legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni. E questo è stato convertito? Certo! È stata definitivamente approvata la legge di conversione del decreto legge 73 del 22. Guardate che magia che hanno fatto! All'articolo 36, al comma 1, dopo le parole 2022 numero 50, sono inserite le seguenti, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 numero 91. Dopo il comma 1 è inserito il seguente, quindi hanno aggiunto un comma, l'1 bis. Al fine di incrementare l'importo dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute, cioè di Robertino, e alla struttura tecnica di supporto presso l'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della Salute, la dotazione finanziaria destinata ai compensi previsti eccetera 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 è incrementata di 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Avete visto cosa ha fatto Robertino? Ha chiuso in bellezza, dando 50.180 euro l'anno ad ognuno dei dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici che collaborano con lui. Grande Robertino! Ma mica poteva rimanere indietro lui! Lui ha chiuso alla grande, alla potentina e via! E che? Ama essere inferiore agli altri lui? Eh no, ma l'altro ce non la mangia, sti ragazzi, sti bravuaglioni che hanno lavorato bene. Ministro, cosa diamo? Diamo 200 come a tutti gli altri cittadini. Abbiamo dato un bonus da 200 euro per il caro benzina. Ma no, ma pigliata a 50. Ma ministro, ma 50 euro forse sono un po' pochi. No, pigliatela a 50.000 euro, e che? Siamo inferiori noi. Pigliatela a 50.000 euro. Ma, ministro, quelli non sono soldi nostri, sono i soldi dei cittadini. Ascolta, a ma fa bella figura. E allora, piglia 50.000 e dai, e non ti voglio più sentire, Se no a te non te li do, Va bene, ministro. E quindi Robertino ha chiuso alla grande 50.180 euro per ciascuno dei dirigenti di seconda fascia. Oh là là, bravo Robertino, è bello fare i grandi con i soldi degli altri, con i miei soldi. Bravo Robertino. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.